L'Associazione Culturale Giovane Europa, protagonista anche oggi di un'altra iniziativa, oggi si parla di università. Io credo che vada fatto molto di più rispetto a quanto sia stato fatto per garantire il rilancio, il mantenimento e il rilancio dell'Università Agrigentina. Penso per esempio al trasferimento di una facoltà nel centro della città. Ci sono diversi edifici di proprietà comunale, ma anche altri edifici, penso al carcere, l'ex carcere San Vito, che potrebbero ospitare una cittadella degli studi. Penso anche che vadano migliorati i servizi agli studenti universitari, i collegamenti, quindi la viabilità. In questi anni abbiamo registrato un arretramento veramente molto molto preoccupante, non solo per l'arretramento culturale, ma anche per la possibilità che si toglie ai tanti giovani di poter seguire un corso di laurea nel proprio territorio. Assistiamo ad un comune che non paga il contributo relativo da 7 anni, 150.000 euro l'anno sono pari a 1.150.000 euro, mettendo in crisi il bilancio della stessa università, che non riesce neppure ad approvarlo, neppure ad approvare il bilancio del 2011. Direi e inviterei gli agrigentini a stare molto attenti al voto di domenica, perché il voto di domenica è praticamente è un voto importantissimo, perché determinerà il rilancio dell'università se sarà sindaco l'avvocato Pennica, come noi ci auguriamo, mentre significherà la morte dell'università se viceversa sarà riconfermato l'uscente. Nel primo turno il PDL era rappresentato in giunta da un esponente del PDL, adesso la giunta è stata azzerata, c'è una nuova squadra, ecco, il PDL ha fatto un passo indietro. No, il PDL non ha fatto nessun passo indietro, il PDL ha sempre la stessa impostazione nei confronti dell'amico Toto Pennica. Non abbiamo mai posto fin dall'inizio nessuna pregiudiziale intorno al cartello elettorale, intorno ai programmi, intorno alla giunta e anche al turno di ballottaggio. Abbiamo lasciato libero Toto Pennica di costruire quella che lui ritenesse potesse essere la miglior giunta possibile per fare il turno di ballottaggio e per amministrare la città di Agrigento. Vi sono una serie di provvidenze economiche da parte dell'Europa, vi sono una serie di opportunità legate alla crescita professionale, vi sono una serie di iniziative concrete sulle quali un maggior rapporto fra comune e regione avrebbe certamente provocato, determinato vantaggi concreti. Nulla di questo, di tutto questo per un'amministrazione inadeguata, insensibile e incapace di elaborare le istanze minime del territorio. Lei aveva pagato il biglietto a Zambuto per un viaggio a Bruxelles, ha rinunciato perché si trattava di una visita turistica, ecco, lui ha detto le visite turistiche me le pago io. Noi saremmo dovuti andare alla Banca Europea degli Investimenti per ottenere risorse per esempio riqualificare, rivitalizzare il centro storico. Quello evidentemente non ha ancora colto dopo 20 anni quali sono le reali funzioni dell'Unione Europea, benché abbia chiesto più volte senza ottenerlo un seggio proprio a Bruxelles e a Strasburgo.